competenza che ci permette ora, a distanza di mesi dall'avvio dell'iter autorizzativo,
confrontare e verificare positivamente le sue previsioni con i dati che ci fornisce Edipal. Poi questi incontri ci permettono anche di dire qualcosa in più di quello che abbiamo già esposto ai nostri concittadini, o almeno a quelli che hanno dimostrato interesse alla vicenda. Abbiamo anche a disposizione il testo della deliberazione della Giunta regionale in merito e abbiamo soprattutto a disposizione il corposo fascicolo con il quale Eddie Power ha risposto alle perplessità e carenze già un anno fa, 6 novembre 2008, evidenziate dai comuni e dai vari enti preposti ad esprimere il proprio parere. Questi incontri, infine, ci sono stati sollecitati da diversi nostri concittadini affinché sia fatta chiarezza su aspetti che, cavalcati ad arte, creano confusione e spesso hanno l'esclusivo scopo di infangare l'attuale operato delle amministrazioni comunali. Cedo la parola al mio collega di presenza. Io velocissimamente, anche perché vorrei lasciare spazio al dibattito che, come diceva Giulio, sarà sicuramente nutrito di interventi. Semplicemente per confermare, ma se ce ne fosse bisogno, ma credo che presenza stasera nell'organizzazione congiunta di questi due incontri, i temi trattati e le modalità con cui sono stati trattati i temi, i contenuti degli stessi, i temi stessi trattati nelle nostre, nei nostri atti amministrativi prodotti, sono stati effettuati sempre di comune accordo, sempre ragionando assieme. E comunque, questo nel confermare quello che diceva Dario prima, sarà